Io sono tanto onorato di accogliervi nella nostra azienda. Insomma, sono felice dei nuovi risultati che la squadra sta portando avanti. Insomma, seguiamo con passione tutte le cose del Dertona e speriamo, insomma, nella crescita sempre più e niente, ci fa molto piacere di quello che sta, insomma, emergendo dalla nuova, diciamo, avvenimenti che sono successi in società, ecco, quindi siamo felici, ecco, di questa ripresa della squadra e della società. Grazie. Per noi ogni settimana è importante, è decisiva. Come tutti sappiamo, se dal punto di vista tecnico possiamo considerarci in una sorta di precampionato, perché ogni settimana recuperiamo un giocatore e quindi c'è da inserire un giocatore tra virgolette nuovo, oppure dobbiamo convivere con la necessaria gestione di chi, come Claudio, come Lorenzo Gergati o come Brett Blizzard, nell'emergenza abbiamo dovuto spremere più di quanto insomma, logicamente ci si debba aspettare. Quindi se da un punto di vista tecnico possiamo essere in precampionato, da un punto di vista dei risultati per noi ogni settimana insomma, partite determinanti, dobbiamo giocare alla morte, incontriamo la prima in classifica, probabilmente il meglio che il nostro girone offre, una squadra che ha un ottimo mix di esperienza, fisicità, talento, ha una squadra che ha praticamente due giocatori per ogni ruolo, quindi un allenatore insomma, di livello internazionale, quindi ha tutte le caratteristiche per essere la squadra favorita. Noi dobbiamo fare una partita di grande aggressività, di grande intensità, cercare di togliere a loro l'iniziativa, perché al di là dei singoli aspetti tecnici, noi non vogliamo lasciare ai nostri avversari il controllo del ritmo e il controllo del gioco, ma vogliamo cercare di imporre il nostro. Dietro subito, no? No, è stato detto un po' tutto. Si dice sempre che la partita più importante è la prossima, ed è così per noi, specialmente in questo momento. La prossima partita è la più importante, come sarà quella dopo ancora. E quella dopo affrontiamo i migliori, affrontiamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni, e questa cosa qua non c'è bisogno di motivazioni per giocare questa partita, no? Per cui quando si affrontano i migliori, i primi, di solito si dà il 101% per poter vincere la partita. E quello che dobbiamo fare noi per poterla portare a casa, dobbiamo dare il 101%, perché forse il 100% non basta per battere i primi. Questo, diciamo, è il quadro della partita dal punto di vista mio. Claudio, il giocatore da tenere più sotto controllo di questa Roma andrete ad affrontare, quindi ci sono dei giocatori più pericolosi di altri al di là del doppio sostituto che hanno in ogni ruolo. Sicuramente i due americani sono forse la coppia più forte americana che c'è in questo campionato. Sono tutte e due che vengono dalla uno con trascorsi NBA, l'altro comunque è un giocatore importante anche per la categoria superiore, per cui sono giocatori importanti. Bisogna fare attenzione particolarmente a questi due, ma sapendo che comunque il contorno che c'è è di alto livello, per cui non basta fermare questi due e dire ok, la partita è nostra. Saremo di fronte a una squadra organizzata che difende, conosco bene l'allenatore, so come gestisce la settimana prima delle partite, per cui una bella sfida, stimolante secondo me. Marco, chi recupera questa settimana? Nel senso, rispetto alla scorsa, cosa siete riusciti a rimettere i piedi dell'infermeria e quali saranno le
particolarità in difesa e in attacco da tenere sotto controllo? Ma questa settimana è rientrato Knowles. Siamo usciti un po' ammaccati dalla partita di Cassino, nel senso che abbiamo dovuto dare un po' di riposo a Gergati per una contrattura alla schiena e a Spizzichini, perché come avete visto all'inizio del terzo quarto si è fermato per un problema al polpaccio, però questo detto non in termini di alibi assolutamente, ma solo di contestualizzazione. Diciamo che dal punto di vista tecnico noi per assurdo stiamo tornando un po' indietro, perché inserire dei nuovi giocatori vuol dire ritornare anche sulle cose, visto che i giocatori fermi da 3 settimane come Knowles praticamente, o lo stesso Spizzichini settimana scorsa. Se dal punto di vista tecnico possiamo accettare, passatemi il termine, di addirittura regredire un po', perché dobbiamo far ripetere le cose che magari potevamo dare per acquisite, invece reinserendo dei giocatori dobbiamo tornare un po' indietro, dal punto di vista agonistico e di rotazione è sicuramente un'aggiunta importante, e noi dobbiamo passare attraverso questi alti e bassi per rimettere insieme tutti i giocatori forti che abbiamo a disposizione, e cercare poi di trovare quello che dicevo sempre, quel linguaggio comune che è quello che ci permetterà di far rendere al massimo questo ottimo gruppo di giocatori. Quindi dal punto di vista tecnico non abbiamo sinceramente fatto grossi passi in avanti, non me lo aspettavo. L'altra parte, scusami, della domanda era attacco-difesa. Sì. Sicuramente in difesa il discorso di prima, fare una partita di aggressività, di iniziativa, con coraggio, fare un passo in avanti piuttosto che un passo indietro per cercare di rompere un po' i meccanismi e le certezze di Roma e minare un po' le sue certezze. Dal punto di vista offensivo è una squadra di ottima fisicità e, come diceva Claudio, di grande organizzazione, quindi bisogna trovare un buon mix di energia, di intensità nel gioco, ma anche di esecuzione per non andare a sbattere contro questa loro difesa, ma cercare di, diciamo così, di girarci attorno. Quindi sono un po' queste le due chiavi: un buon livello di energia e di aggressività in difesa, e cercare un minimo di esecuzione offensiva per non sbattere contro la loro difesa. Luca Garri sta riprendendo lentamente, però anche lui è stato fermo quasi un mese a questo punto, insomma, perché si è fatto male nella partita con Scafati. Mi sa che oggi proprio è un mese da quella partita o giù di lì. E sta riprendendo, però ecco, non contiamo di averla a disposizione.